Riprendiamo la linea dal Monastero dei Benedettini qui di Catania, lavori del 34esimo Congresso Nazionale Forense che ovviamente proseguono. Ci ha raggiunto quindi nella nostra postazione Alberto Vermiglio, Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati. Ben ritrovato Presidente. Grazie per l'invito. Allora, lei ci diceva, nel momento in cui noi eravamo collegati, lei fa parte tra l'altro del comitato organizzatore di questo 34esimo congresso, contenuti discussi, o meglio, i contenuti discussi sono stati quelli poi alla vigilia? Sono stati rispettati? Allora, nelle prime riunioni del comitato non erano questi, sono stati quello dell'avvocato in Costituzione, è sempre stato il tema centrale. Poi i sottotemi sono stati man mano in questo anno e mezzo di organizzazione introdotti e hanno trovato poi sfogo nelle varie mozioni che proprio in questo momento stanno votando. Ecco Presidente, lei è Presidente, diciamo è responsabile dell'associazione, della principale associazione italiana degli avvocati giovani. In questo momento non solo giovani avvocati ma anche tanti altri avvocati stanno vivendo una quotidianità economicamente e professionalmente difficile. Lei pensa che un'assise come questa sia lontana dalla quotidianità, dalla base, o è tramite questa assise che la base può essere più forte? Questa assise è abbastanza distante dalla quotidianità. Sia per colpa nostra che facciamo parte di questa assise, ma per colpa anche di quei colleghi che quotidianamente pensano solo al lavoro e non credono che quello che andiamo a discutere qui li interessi. Purtroppo c'è una forte disattenzione e una nostra anche incapacità spesso di essere sufficientemente comunicativi. Certo è che l'avvocato in Costituzione non risolverà i problemi dell'avvocatura, bisogna essere onesti, è certamente un passaggio di principio importantissimo, perché avere una forma di salvaguardia del ruolo del professionista è comunque uno dei nostri obiettivi. Tutte le altre attività, recupero delle competenze, possibilità di riottenere i parametri minimi, tutte le battaglie che secondo me il Congresso oggi anche all'Atere ha espresso, quello sì inciderà sulla quotidianità, anche perché l'avvocatura è assai cambiata. Non rendersi conto che oggi l'attività giudiziale non è più il fulcro centrale dell'attività di un avvocato significa non essere al passo coi tempi. È chiaro che qua c'è una grandissima parte di avvocatura che fa giudiziale, ma non è solo il giudiziale il futuro dell'avvocatura. Senta, avvocato, sulla base dell'esperienza dell'AIGA, quale spaccato si può, o meglio, quale fotografia si può scattare per quanto riguarda i giovani avvocati? Oggi un giovane avvocato è certamente quello più in difficoltà sotto il profilo economico. Ancora i redditi medi sono troppo bassi, al nord ancora si ha la possibilità, grazie a un substrato economico e sociale molto diverso, la possibilità di iniziare con dei ritmi accettabili intorno ai 30-35 anni. Al sud, da dove vengo io, a 40 anni sei fortunato, sei incominciato ad avere una tua autonomia. Questo però è legato sempre ad un'idea di avvocatura limitata che noi dobbiamo sfrondare, dobbiamo sdoganare l'idea che l'avvocato si interessi anche di GDPR, di e-commerce, di tutta quell'attività consulenziale che oggi fanno società di servizi, ed è assurdo che non facciamo noi, perché parlano di norme e le norme sono nella disponibilità dell'avvocatura. Avvocato, l'equo compenso è sicuramente un obiettivo raggiunto e di cui l'avvocatura ha beneficiato. La monocommittenza invece è qualcosa che l'avvocatura sconta? L'equo compenso è qualcosa che è stato raggiunto, dobbiamo ancora beneficiarne. Dobbiamo essere in grado di coglierne tutti i riscontri pratici e battere il ferro finché è caldo per spiegare che le lenzuolate di Bersani ci hanno solo danneggiato. In primis a noi giovani, non hanno liberalizzato nulla che ci ha favorito, perché nessuna assicurazione è andata da un giovane, nessuna banca è andata a bussare a un giovane. Sono rimaste negli studi dove erano, chiedendo semplicemente un ribasso dei prezzi. Oggi la monocommittenza è una presa d'atto. Noi abbiamo tantissimi giovani colleghi che, non riuscendo a ottenere una propria committenza, si affidano a un altro avvocato, fatturano 12 parcelle l'anno per lui e non acquisiscono propria clientela. Fare finta che non esistano è diventato inaccettabile. Regolamentarli per una categoria come la nostra, che fa delle norme la base del suo impegno quotidiano, credo sia il minimo. Diamogli una normativa pattizia, regolamentare. Troveremo il sistema, siamo avvocati, però non facciamo finta ancora una volta che non esistono. Alberto Vermiglio, Presidente dell'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, grazie di essere stato su Giustizia Caffè e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi altrettanto. Tra poco di nuovo in diretta qui da Catania.